Eccoci qua, buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle Fonti TV. Sono Alexandra Giugieva e vi terrò compagnia durante la nostra fascia pomeridiana. In questo momento siamo in preapertura Wall Street, una situazione molto interessante. Le borse europee in forte calo, FTSE MIB perde l'1,30%, senz'altro il titolo peggiore per quanto riguarda il nostro indice, ovvero il FTSE MIB e Telecom. Andremo ad approfondire questo argomento. In questo momento Telecom perde più del 3%. Ci sono dei motivi, doccia fredda dall'antitrust dell'Unione Europea e andremo senz'altro a parlare di questo argomento, ad analizzare anche a livello tecnico il titolo. Intanto andiamo velocemente a vedere i futures americani. Dopo il dato del lavoro, Dow perde 300 punti, S&P 500 1,50 e Nasdaq Composite meno 2,35%, che scivolata per quanto riguarda il Nasdaq, soprattutto dopo Powell di ieri. Andremo ad approfondire anche questo argomento. Vediamo velocemente il dato. Ecco, eccoli qua, usciti esattamente alle 14:30. Richieste di disoccupazione continua 12.628.000, 13.000 previsto invece. Apertura di nuovi cantieri edili in questo momento meno 5,1%, nuovi cantieri edili residenziali 1,416 milioni e richieste iniziali di sussidi di disoccupazione 860 mila sopra le attese, sopra le previsioni che erano di 850 mila, un dato molto importante soprattutto dopo le dichiarazioni di Powell. Sappiamo che la Fed cerca piena occupazione, gli hanno chiesto più volte tra l'altro i giornalisti che cosa vuol dire piena occupazione, vuol dire un tasso di disoccupazione a 3,5%, e Powell diceva appunto ieri che non le dispiacerebbe un tasso di disoccupazione di 3,5%. Andiamo ad approfondire anche questo argomento, ma prima partiamo con la breaking news, ovvero a ciò che sta accadendo in Inghilterra. In questo proposito andiamo a vedere velocemente come si sta comportando anche la sterlina, giorni decisivi, giorni estremamente importanti sia per quanto riguarda la Brexit ma anche la decisione della Bank of England. Ha lasciato i tassi di interesse invariati e ha mantenuto il suo attuale livello di acquisti di asset, ma ha avvertito che le prospettive per l'economia rimangono insolitamente incerte. Ed è normale, ci sono più di un fattore, parleremo anche di questo. Sterlino dollaro 1,28 euro, sterlina 0,91. Andiamo a vedere velocemente anche il mercato azionario. In questo momento il FTSE 100 perde lo 0,36%, abbastanza stabile visto le notizie. Andiamo a vedere anche le commodities perché ci sono stati dei movimenti molto importanti per quanto riguarda il WTI Brent. In questo momento WTI prezza 39 dollari per barile, il Brent 41 dollari per barile e l'oro a quota 1942 dollari all'oncia. Senz'altro partiamo subito con un commento velocissimo del dato del lavoro, questo dato estremamente importante per la Fed, e siamo in compagnia di Angelo Ciavarella, Senior Analyst di Infinox. Buongiorno Angelo, ben ritrovato. Ciao, buongiorno Alexandra, buongiorno a te e a tutte le persone che ci seguono dalle fonti TV. Angelo, vorrei chiederti un commento veloce, richieste iniziali di sussidi di disoccupazione 860.000, previsto 850.000, quindi ieri il dibattito per quanto riguarda la Fed e Powell era appunto il mercato del lavoro, questa diseguaglianza, questi gaps che ci sono in alcuni stati, queste tante persone che molto probabilmente non riusciranno a ritrovare un lavoro, ad avere un lavoro, queste persone che hanno forte bisogno di un aiuto. Però non della Fed, ma del governo, perché il governo, il Congresso, il Senato, sono ormai 2 mesi che non riescono a trovare un modo per lanciare un nuovo pacchetto fiscale e senz'altro possiamo dire che si trovano gli americani in una situazione, di urgenza. Che cosa ci dicono questi dati? Che effettivamente il recupero del mercato del lavoro rallenterà? Ma guarda, proprio ieri una domanda simile a quella che tu hai posto, che mi hai appena posto, l'hanno fatto i giornalisti a Jerome Powell, il presidente della Fed americana, commentando sui dati migliori delle prospettive, delle attese, sul tasso di disoccupazione che è all'8,4 rispetto al 9,3 atteso,
il presidente della Fed faceva notare di come magari Sì, molte probabilmente. persone non sono incluse all'interno di questo dato. I dati agli ADP usciti oggi sono peggiori delle attese, il che quindi fa pensare che il mercato del lavoro stia rallentando. I mercati l'hanno presa male ieri dopo la conferenza di Powell. Proprio prima che iniziassimo avevamo proprio notato come erano già deboli in particolar modo gli indici tecnologici. Dopo la conferenza stampa di Powell hanno continuato a perdere, chiudo sui minimi, e tutta la giornata che i futures sul Globex, CFD, fanno notare una apertura del cash molto pesante, con Nasdaq che in questo momento sfiora gli 11.000 punti e l'S&P 500 che va chiuso poco sotto i 3.400, lo vediamo veleggiare in area 3.340. Tengono meglio i mercati europei per quando sono tutti negativi, ma d'altronde a me non stupisce tanto la discesa di oggi. Sono rimasto basito e decisamente stupito dopo oltre 20 anni che seguo i mercati, dalla salita abbastanza inspiegabile di agosto, dove l'S&P 500 ha guadagnato il 7%, 6% circa, il Nasdaq oltre il 10%, lo hanno perso in tre sedute e adesso si trovano sui minimi di settembre. Posso aver ricordato che settembre è un mese particolarmente negativo a livello statistico per gli indici mondiali, infatti è il mese peggiore, venendo da una salita praticamente il Nasdaq ha quasi raddoppiato dai minimi di marzo di quest'anno, l'S&P ha messo dentro oltre il 50%, secondo me è una correzione e non è finita, è assolutamente salutare per il mercato. Secondo te, come dire, è colpa della Fed, della Banca Centrale Americana questa discesa che stiamo vedendo o non c'entra nulla perché ho sentito delle versioni molto diverse? Guarda, per metterla, per usare le parole di un analista piuttosto noto in America, ormai quando parla la Fed, stanno tutti come sono i bambini pronti lì a ricevere lo sweet, quindi un dolce, e se la Fed non glielo dà ogni volta che si presenta, si mettono a piangere e i mercati scendono. E così è stato questa volta. Powell, nel senso che non ha dato nessuna indicazione su potenziali nuovi stimoli, e nello stesso tempo, come hai sottolineato poc'anzi, c'è questa fase ancora di stallo sul nuovo pacchetto fiscale dal congresso, perché repubblicani e democratici non riescono a mettersi d'accordo. Ieri Powell ha giustamente sottolineato che la banca centrale può, ma è limitata, nel senso che oltre che agevolare la situazione del credito e favorire appunto i prestiti, non può fisicamente dare i soldi alla gente, così come invece ha fatto l'amministrazione Trump nella prima fase. Quindi ha assolutamente sollecitato il governo e i parlamentari a trovare una soluzione per intervenire con un pacchetto di aiuti fiscali. Il mercato si è trovato un po' spiazzato, la Fed non ha dato nessun segnale positivo, comunque di ulteriore stimolo. Il pacchetto fiscale è ancora fermo, lì bloccato in congresso, ed ecco che i mercati sono iniziato a scendere dopo non aver ricevuto, come appena sottolineato, il dolcetto né dalla Fed né dal Congresso. Infatti hai proprio ragione per il dolcetto. Ieri, tra l'altro, hai sottolineato un punto secondo me fondamentale, che questa era l'ultima riunione prima delle presidenziali. Allora, secondo te la Fed sta aspettando le presidenziali, in particolar modo sta aspettando un cambiamento? Sai, la Fed, per sua fortuna forse, è l'ultimo intervento prima proprio delle elezioni, quindi diciamo in qualche modo non rientra più in gioco e quindi non può essere diciamo, sottoposta a spinte di natura politica, quindi è un bene per la Fed non avere la riunione magari una settimana o 2 settimane prima delle elezioni americane, dove ci sarebbe stata una pressione politica enorme. A questo punto la partita politica diciamo che si gioca esclusivamente con i candidati, senza magari che riesca a tirare per la giacchetta Powell, chiedendogli di intervenire come Trump ha più volte fatto, di conseguenza la sua indipendenza in qualche modo riesce a mantenere in maniera più oggettiva. Quello che penso realisticamente è che i mercati, se non vedono una chiarezza dal punto di vista politico e un intervento da parte del Congresso, insomma, da qui avanti la volatilità sarà sicuramente, diciamo, la padrona del mercato, ma possibili
possibili correzioni anche serie possono arrivare, perché sinceramente ho 20 anni che faccio mercati, un mercato così sugar high, per usare termini americani, così sotto, appunto, pieno di così elettrizzato, l'ho visto solo nel 2000, poi sappiamo come è andata a finire. Non è la stessa cosa, perché i tecnologici questa volta sono molto forti, fanno utili rispetto al 2000, tuttavia alcune quotazioni rimangono, a mio avviso, decisamente elevate, quindi consiglio molta prudenza alle persone. Senz'altro, sempre molto, molta prudenza, almeno dopo la riunione di ieri, che tra l'altro Powell è stato, come dire, stuzzicato più volte dai giornalisti per quanto riguarda il linguaggio che usa, perché è spesso vago e poco preciso. A lui questa cosa non gli era piaciuta, questa era almeno la mia sensazione, e ti vorrei chiedere che cosa ne pensi di questo nuovo target medio, parola chiave, dell'inflazione del 2% per poterla appunto avere al 2% ben concreta, e tu sei d'accordo con questa confidence, tra virgolette, che ha la Fed, che questo target a questo punto, in questo momento, è raggiungibile? Sai, io per riprendere le parole di Janet Yellen, che era la predecessore di Jerome Powell alla guida della Fed, qualche anno fa, sotto stimoli monetari massicci e interventi a parte della Fed significativi, non certo della portata di quelli di Powell in un breve tempo, tuttavia come dire, l'ex presidente della Fed diceva inflation. What is gone? Dove è andata l'inflazione? Non lo spiegavano, ovviamente, no? Perché la curva di Powell, la curva dell'inflazione con la disoccupazione si era comunque venuta a perdere sostanzialmente quando la disoccupazione scende a livelli molto bassi, così come sono stati quelli americani pre-Covid, ricordiamo 3,4%, che l'inflazione, diciamo, frizione, che la disoccupazione frizionale, quindi disoccupazione bassissima, ci sarebbe dovuto essere una crescita dell'inflazione che non è avvenuta. Di conseguenza adesso si spera che con questo massiccio intervento di liquidità in un tempo così limitato la Fed possa raggiungere il suo obiettivo di avere inflazione anche al di sopra del 2%, come ha sottolineato nell'ultima riunione quando ha cambiato il framework, quindi non inflazione vicina o il 2%, ma la Fed sarà in grado di sostenere un'inflazione sopra il 2% per aiutare l'economia a recuperare. Come hai detto tu, Powell non ha dato molte indicazioni, non ha detto quando potrebbe intervenire nel momento in cui l'inflazione potrebbe andare a fare un overshooting, quindi sopra il 2%, per quanto tempo. Questo, diciamo, che non ha dato molta come dire, chiarezza agli analisti. L'unica cosa che ha detto, che in realtà la gente se lo aspettava, è che i tassi rimarranno bassi almeno fino alla fine del 2023. Quindi, insomma, ci saranno i tassi, quindi di conseguenza il mercato e bond, insomma, potrebbe continuare a rimanere abbastanza depresso nei prossimi anni. Angelo, vorrei spostarmi velocemente in Inghilterra, perché Sì. abbiamo visto proprio poco fa la decisione del Bank of England, senz'altro una decisione molto aspettata. Tra l'altro, tutti i membri del Comitato di Politica Monetaria hanno votato per mantenere il tasso di prestito principale allo 0,1% con la banca centrale che ha tagliato i tassi due volte, dallo 0,75% dall'inizio della pandemia. Poi l'MPS, ovvero il Comitato di Politica Monetaria, ha anche votato all'unanimità per mantenere l'obiettivo per lo stock totale, ovvero l'acquisto di obbligazioni, in questo momento una somma di 745 miliardi di sterline. Quindi stiamo vedendo comunque una unanimità all'interno del Comitato, un punto molto importante, perché ieri non abbiamo visto l'unanimità all'interno del Comitato della Fed. Allora, qual è la tua valutazione per quanto riguarda la Gran Bretagna, le misure adottate sinora sia dal governo che ovviamente della Bank of England? Sei, come dire, soddisfatto come operatore di mercato? Ma guarda, io sono proprio passato prima a prendere un caffè sotto Bank of England, che è a due passi dal nostro ufficio qua nella City, tra parentesi vuoto, deserta la City in questo periodo, perché moltissime persone sono tornate. Guarda, per capire come è andata la riunione del Comitato di Politica Monetaria a Bank of England, basta guardare il mercato, basta guardare la sterlina, per meglio dire, la sterlina subito dopo l'annuncio da parte della Banca Centrale è letteralmente crollata.
calata sia nei confronti dell'euro, sia come del dollaro, che nei confronti delle principali valute. La Banca Centrale ha praticamente nel suo comunicato ha sottolineato due cose. Primo, che la situazione, la ripresa economica potrebbe essere colpita negativamente dai nuovi casi di Covid che si stanno diffondendo in Inghilterra, ma anche in Europa. Ma ha detto una cosa molto importante, ossia che nel caso in cui l'economia dovesse soffrire, la Banca Centrale è pronta a tagliare ulteriormente i tassi e a portarli per la prima volta nella sua storia in un territorio negativo. Ricordiamo che oggi sono 0,1%, potrebbe portarli quindi addirittura negativamente. Non si è espressa particolarmente su un ulteriore piano di stimoli, come hai detto tu, 745 miliardi di sterline di acquisto di bond, terminerà probabilmente entro la fine del 2020, e quindi gli analisti si aspettano qualche mossa nel meeting di novembre. La realtà è che la sterlina è già colpita negativamente dalla situazione Brexit. Ricordiamo che ha perso 4 punti percentuali nell'ultima settimana praticamente nei confronti dell'euro e anche nei confronti del dollaro, dato che come dire, lo spettro di un no deal si sta affacciando realisticamente con la mossa della Bank of England, che ha sostenuto addirittura di pensare realisticamente di portare gli interessi in territorio negativo, ha dato un ulteriore Ma colpo alla sterlina, che in qua questo momento quota 91,60 euro sterlina e sotto 1,29 contro il dollaro. si può iniziare a parlare di Japanification, o no? Assolutamente, guarda, proprio ieri ne parlavano di Japanification sia in America sia in Inghilterra. L'unica cosa che mi auguro possa salvare situazione un po' dappertutto, ma anche nella stessa Europa, è appunto il recupero di un'inflazione. Per poter arrivare l'inflazione, secondo me, a recuperare, ci deve essere appunto un aumento serio del PIL, che in qualche modo, diciamo, ci sia un mismatch tra i soldi messi da parte delle banche centrali e la crescita del prodotto interno lordo. A quel punto l'inflazione potrebbe salire un poco e sarebbe un bene per tutti, altrimenti si rischia seriamente questa volta di fare la fine del Giappone. Una domanda per quanto riguarda la Brexit. In questo momento non sembra ci sia la possibilità per un'intesa tra l'Unione Europea, ma anche Boris Johnson in particolar modo. Secondo te, le aziende inglesi sono, comunque le aziende della Gran Bretagna, non solo quelle inglesi, sono pronte, ecco, per questa uscita senza accordo, o dobbiamo, come dire, dimenticarci il FTSE 100? Ma nessuno è pronto realisticamente per un no deal. Secondo me la maggior parte degli operatori ritiene che siano mosse puramente negoziali queste, no? D'altronde Johnson ci ha abituato a fare queste mosse prima di trovare un accordo. Tuttavia questa volta c'era un editoriale piuttosto forte da parte dei Financial Times sulla scelta del governo inglese di come dire, passare in Parlamento una legge che permetterebbe ai ministri inglesi di non rispettare il trattato europeo, quindi fondamentalmente che hanno firmato loro. Quindi hanno passato una legge per non far rispettare la legge. Quindi è veramente come dire, sembra una pantomima, invece è realtà pura. D'altronde, notizia proprio di poco fa che il corrispondente del nostro Bernier europeo che negozia la Brexit, Dave Frost, in Inghilterra, ha cercato di chiedere all'Europa appunto di fare un outsourcing delle componenti del settore auto fuori Europa, e l'Europa gli ha risposto picche. La vedo difficile, la vedo problematica. Il mercato non sta ancora apprezzando realisticamente la Brexit, però si sta iniziando a preparare. Una sterlina a 91,60, un euro sterlina e un cable a 1,29 circa, diciamo che inizia a apprezzare i rischi della Brexit, ma non ancora come dire, la possibilità reale. Dovesse succedere, io penso che la sterlina potrebbe scendere ancora di più, se consideriamo che l'economia inglese è stata, ma l'Inghilterra è stato uno dei paesi, se non altro, peggiori nella gestione del Covid, con delle giravolte continue, nonché uno dei paesi più colpiti anche economicamente dal Covid, anche per una gestione abbastanza incompetente, come ho definita gli stessi inglesi, della situazione Covid. Se dovesse a questo sommarsi una hard Brexit, un no deal, la vedo dura per gli inglesi.
Guarda, vorrei agganciarmi al Brexit perché ovviamente è tutto per quanto riguarda la nuova legge che ha lanciato Boris Johnson, che deve essere tuttora votata, però a parte Nancy Pelosi, la House Speaker, si è pronunciato anche Joe Biden, il quale ha detto che se l'Inghilterra dovesse infrangere le leggi internazionali non ci sarà un accordo con gli Stati Uniti. Ti preoccupa a questo punto perché, diciamoci la verità, se Johnson sa molto bene che si rischia l'accordo con l'Unione Europea, un accordo con gli Stati Uniti è molto importante. Che tipo di leverage possiamo immaginare all'interno di queste dinamiche politiche, tra l'altro? Giorgio, deve solo sperare che venga Trump. È l'unica leverage che c'ha, altrimenti non ne vedo altre. E sono Questa è molto chiara. un'affermazione importante, Angelo, questa è un'affermazione importante. E io quando lui accende i lumini questi giorni per Trump, immagino, non vedo altre possibilità. È stata chiara sia Nancy Pelosi, che comunque è la speaker del congresso, diciamo, ma adesso ieri è arrivato uno stark warning da parte di John Biden, ha detto che in maniera molto chiara e inequivocabile ha detto che non ci sarà nessun accordo US-UK se il processo di pace nel nord dell'Irlanda diventerà una casualty of Brexit, quindi una vittima della Brexit. Ricordiamo che la community di irlandesi in America è molto forte, è molto pressante e non gli permetteranno, sicuramente osteggeranno, ma non solo loro, anche addirittura i repubblicani stessi si sono espressi in maniera inequivocabile su un possibile deal se ci dovesse essere un problema con il Good Friday Agreement firmato ancora nel 98 sotto Blair, che ha di fatto ha posto fine a un periodo molto lungo, adesso non ci ricordiamo, ma un periodo veramente molto difficile in Irlanda del Nord. Immagino che nessuno vuole mettere appunto a rischio una situazione del genere. Aggiungo che secondo molti costituzionalisti inglesi il rischio concreto di questa mossa di Johnson su questo, diciamo, no deal sul processo di pace in Nord Irlanda è che addirittura si potrebbe arrivare alla rottura del cosiddetto Regno Unito, che non sarà più unito a quanto pare, anche perché dall'altra parte, dal nord del Regno Unito, Scozia, diciamo che il Partito Nazionalista sta andando avanti, sprombattuto per chiedere un secondo referendum in caso di no deal. Poi rimane sempre gli inglesi possono decidere se concedergli un nuovo referendum, però nel caso di no deal inizierebbe a esserci anche una crisi costituzionale. Non la vedo bene, diciamo, l'Inghilterra, se non riesce, magari tutto un bluff, potrebbe anche esserlo, ci ha abituato a questo Johnson per alzare il tiro. Ormai la deadline si avvicina, 15 ottobre si avrà una risposta. Infatti, ho sentito anche alcuni commenti che potrebbe essere un bluff e tra l'altro tanti dei nostri ospiti hanno lodato Johnson. Io aspetterei con la lode, onestamente. L'ho dato? Angelo, io No, forse lui aspetterei, si è io preso sarei molto le tranquilla. lodi prima, se le prese, quando stava diciamo, a Eton College. Mi sa che da quando governa non so Sì. quante lodi si può prendere. Angelo, ultimissima domanda velocemente per quanto riguarda le dinamiche del petrolio. Intanto ricordo che secondo quanto riporta Reuters si riunisce oggi OPEC Plus per ovviamente capire che cosa fare con la propria politica. Si riunisce ovviamente un incontro virtuale perché senz'altro ciò che disturba è il rialzo dei contagi di Covid-19 che potrebbero rallentare nuovamente l'economia e i viaggi. Un velocissimo commento sull'outlook, soprattutto per quanto riguarda domanda offerta, secondo te? Sai, vanno un po' a naso anche loro, immagino, non avendo chiaramente la situazione troppo chiara. I contagi che aumentano decisamente diminuiscono le possibilità di un rialzo della domanda. D'altronde anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia di Parigi, l'IAEA, ha detto molto chiaramente 2 giorni fa, 3 giorni fa, che la domanda è debole. Non penso faranno degli ulteriori tagli aggiuntivi l'OPEC, anche perché il petrolio mi pare stabilizzato, sì, intorno ai 40 dollari, diciamo che è un prezzo secondo me abbastanza di equilibrio al momento, considerando il Covid. Senza Covid sarebbe sui 55, forse 60, però diciamo che 40 permette sia alla Russia di fare un balance budget sui 40 dollari, sia ai Saudi che a tanti altri, qualche altro paese, bisogno di prezzi più alti, però fondamentalmente soddisfa un po' tutti. Se dovesse scendere sotto i 30, io mi immagino un ulteriore intervento per tagliare la produzione. Al momento io penso che il prezzo equilibrio intorno ai 40 dollari non, come dire, non dà particolari grattacapi a nessuno.
Grazie mille, Angelo Ciavarella, Senior Analyst Infinox. Grazie per essere stato con noi. Grazie Grazie mille, buon lavoro e buona continuazione. a te. Allora, noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo con analisi, dei mercati. Soprattutto andremo a vedere che cosa sta accadendo con TIM e Piazza Affari. A tra poco.